Concordo con Marco. Signori, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Dottor Manfre, possiamo procedere con l'appello, gentilmente. Buongiorno, senz'altro. 10:41, Aresu, Presente. Cannella, Presente. Limuli, Presente. Maraventano assente, Nona, Presente. Pernice, Presente. Sino, Presente. Susinno, Presente. Umbarello, Presente. Valenti, Valenti. E Valenti. Assente, dottor Montrò. Assente. E allora, presenti 8. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e nomino quali scrutatori i consiglieri Nona, Pernice, Sino. Se non ci sono contrari astenuti, il consiglio approva all'unanimità. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come detto ieri, ieri era stata convocata la consulta dei presidenti, alle ore 17 avrebbe partecipato, ve l'avevo detto, che avrebbe partecipato il presidente Maraventano, era stata convocata appunto dal sindaco, e non ha avuto luogo alla fine perché tra i presenti mancava il presidente del Consiglio Comunale perché impegnato nella stessa ora in una seduta di Consiglio Comunale e non poteva essere presente. Quindi verrà riconvocata il prima possibile. Quindi speriamo che qualche giorno in più possa fare solo bene per prendere le dovute decisioni. Mozione a firma del consigliere Limuli, adeguamento definitivo e attuazione permanente delle modalità dei servizi resi ai cittadini e procedure interne della sesta circoscrizione usata o in uso durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Mozione a firma del consigliere Limuli, assegnazione definitiva alla nostra circoscrizione di squadre operatori Rese e Ferrasso in materia di falciamento meccanico, comunemente chiamato disserbo, e spazzamento manuale. Mozione a firma del consigliere Limuli, spostamento Mercato Rionale San Giovanni Apostolo su area idonea. Mozione a firma della consigliera Tumbarello, destinazione per fini sociali dei gettoni di presenza dei consiglieri di circoscrizione. Mozione a firma della consigliera Tumbarello, installazione di rampa per biciclette su scale del sottopasso in via della Regione Siciliana all'altezza di via Oliveri Mandalà. Mozione a firma del consigliere Nona, rifacimento manto stradale in via Badia, strada che conduce verso l'ospedale Cervello. Mozione a firma del consigliere Nona, rimozione d'ossi via Bonfornello. Mozione a firma del consigliere Nona, rimozione d'ossi via Nino Geraci. Mozione a firma del consigliere Cannella, utilizzo ex Campo Rom, per intenderci Casa Rocca, come area adibita per i mercati rionali. Chiaramente sono atti che andranno in ordine del giorno nel mese di giugno e invito per l'ultima volta, perché entro oggi, diciamo sostanzialmente entro la fine della giornata, quindi entro anche entro mezzanotte, perché tanto io le lavoro anche fino a tarda notte. Se avete atti da inserire all'ordine del giorno, fatelo entro mezzanotte perché da domani non sarà più possibile. Non avremmo, o comunque lo potete fare in qualunque momento, anche venerdì per carità, ma sicuramente non potranno essere inserite all'ordine del giorno di giugno. Quindi, al fine di inserirle all'ordine del giorno di giugno, vi invito a farlo entro mezzanotte di stasera. Per quanto riguarda il punto numero 11 e il numero 12 all'ordine del giorno, che recitano precisamente il punto numero 10, parere sensibile all'articolo 9 del vigente regolamento per il decentramento, su
sulla proposta di modificazione del Consiglio Comunale numero 6, protocollo eccetera eccetera, del 25 febbraio, approvazione delle modifiche di integrazione di regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamenti tributi comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale 857. Vi sto girando il parere per intero, sto aspettando gli ultimi allegati, anche del numero 11, che recita: parere sensi dell'articolo 9 del vigente regolamento, vabbè, eccetera eccetera, disciplina della TOSAF, quindi il regolamento TOSAF approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 90 del 27 aprile 1995, numero 101 e 19 maggio 97 e 61 del 99. Di entrambi, come vi dicevo, aspetto i regolamenti. Più tardi, se me lo confermano i capigruppo, alle 17, possiamo, 17, insomma, poi lo concordiamo tra di noi, e possiamo indire la conferenza. Per me va bene. Bene. La conferenza dei capigruppo, aspettiamo poi il consigliere Cannella e il consigliere Sino, la conferenza dei capigruppo, e a tal proposito, diamo un attimo, nel frattempo avremo tutti gli arretrati, per capire se possiamo esprimere giusto parere anche senza gli uffici preposti o necessitano loro. Fermo restando che per il regolamento della TOSAF l'unico ufficio preposto che sembrerebbe essere utile potrebbe essere solo l'assessore al bilancio, che visto che c'è già il punto all'ordine del giorno, o comunque sia l'abbiamo confermato anche per giugno, anche se rischiamo che la seduta sia troppo lunga, possiamo esprimere parere quel giorno con un piccolo sito, se necessita. Se capiamo più tardi che siamo in grado, dalle carte, dagli allegati, anche se non siamo né consulenti né ragionieri, possiamo esprimere parere, lo facciamo. La Presidenza non ha più altre comunicazioni. Ci sono comunicazioni da parte vostra? Io volevo chiedere alla Presidenza, l'avevo già fatto diciamo telefonicamente, però lo volevo fare anche ora qui in riunione. Sì. Avevo chiesto alla Vicepresidenza se era possibile, nell'ottica di quello che sarà il dibattito che si aprirà sul decentramento, volevo sapere se il Vicepresidente poteva chiedere agli uffici copia del nostro verbale in cui abbiamo stilato gli emendamenti dopo averli studiato lungamente ormai nel 2018. Abbiamo dedicato numerose riunioni di circoscrizione per lo studio del regolamento e avevamo sollevato delle critiche e proposte delle modifiche. Quindi prego la Presidenza, se necessario faccio anche una richiesta scritta, se lo ritiene opportuno, per poter avere una copia di quelli che sono gli emendamenti, anche per rinfrescarci noi la memoria, di modo che si possa essere tutti compatti nel portare avanti quella che era la linea che la sesta circoscrizione aveva deciso di tenere nel 2018. Grazie. Sì, a tal proposito, ho dimenticato in realtà fare questa comunicazione, c'è il signor Montalbano oggi in ufficio, in presenza, è sceso per questo motivo, quindi mi sta, diciamo, ho raccolto un po' tutte le sue richieste già da ieri, quindi sta spulciando il registro, per trovare appunto quanto chiesto da lei, oltre chiaramente a quello detto dei pareri. E a tal proposito, nella mozione, quella mia, che chiaramente poi la tratteremo quando sarà, per questo, in questo caso dico, non è una comunicazione, ma è un preannuncio a lei, dottor Manfred, chiaramente dobbiamo adeguarci anche noi a tutte le procedure informatiche. A tal proposito dobbiamo immediatamente, è necessario cambiare questo registro cartaceo, il registro delle delibere, con un registro informatico, perché è diventato problematico riuscire a trovare una delibera, più passa il tempo, più datata è tra l'altro la delibera, più tempo impieghiamo ogni volta, non è facile. Quindi voglio capire, dico, poi lo faremo in trattazione, se chiaramente è possibile la sostituzione con un registro informatico, perché mi sa che il cartaceo cominciasse un pochettino da intralcio, o comunque quantomeno per rallentamento. Ne possiamo parlare anche dopo, glielo volevo dire, insomma, lo volevo cominciare a preannunciare. Consigliere Nona, prima. Prego, consigliere Nona. Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Presidente, io la mia comunicazione riguarda, per quanto riguarda lo spazzamento, tra cui io ho fatto un bel po' di richieste, come lei ben sa,
via Barisano da Trani, via Palatini. Ho fatto un giro stamattina per il quartiere San Giovanni Apostolo. C'è una mancanza di troppo sporcizia a terra e giustamente mancanza di dei lavoratori della RAP per quanto riguarda lo spazzamento. Io chiedo a questa presidenza di fare un'ulteriore, diciamo, comunicazione, una richiesta, non lo so, per dare questo servizio, perché siamo nel degrado assoluto, presidente. Questa era la mia comunicazione. Grazie. Grazie consigliere Nono. Ho appena letto nelle comunicazioni una mozione da me presentata, perché mi sa che è diventata, dico ancor più nell'ottica di un futuro decentramento, è diventata indispensabile avere una squadra nostra di spazzamento e di disserbo. Quindi comunque dobbiamo uscire con un atto da quest'aula, perché non mi sta più bene che i presidenti dell'azienda mi dicono non è possibile, sono in forma ufficiosa. Se non è possibile me lo devono dire in forma scritta, voglio capire il perché. Perché io dico, prima di essere politico come lei e come tutti noi, sono un cittadino, chiaramente pago le tasse, ancor più quelle comunali, e non mi sta più bene la dicitura che oramai si utilizza dovunque e dappertutto, non c'è personale, perché il fatto che da 500 operatori siamo scesi in 6 anni a 220 operatori di spazzamento non può essere un problema mio da cittadino, dico che sia chiaro. Quindi se con queste stesse risorse, quindi con i 220, tra virgolette, spazzino, operatore ecologico che dir si voglia, siamo in grado di provvedere noi, come Consiglio di Circoscrizione, a fare un cronoprogramma che ci diano a noi la possibilità di farlo, altrimenti si adeguano loro al numero previsto, perché io non ci sto più, e quindi, ma non ci sto più come cittadino. Quindi questa è la mia... è il mio ultimatum. A me questo mese di videoconferenza, di consiglio in videoconferenza, dove abbiamo avuto l'opportunità di avere più facilmente, come diceva l'assessore Marino, oramai è troppo facile con un click invitare a essere presenti, ok, ma non ne stiamo approfittando, anzi, per avervi presenti, perché in presenza, in aula, è molto più difficile, buongiorno, perché ci sono tempi di spostamento. Buongiorno consigliere Valenti, ci sono tempi di spostamento, ci sono tempi di richiesta, eventuali rinvii, eccetera, così è stato molto più semplice. Avere, quindi l'abbiamo approfittato appunto per avere presenti questi presidenti d'azienda. Io l'ho messo per iscritto perché una soluzione si deve trovare definitiva, perché non ci sto più io alle soluzioni tampone, alle soluzioni provvisorie, presidente. Niente, io volevo dire giustamente che lei ha detto bene la frase giusta, che giustamente i residenti mi chiedono che noi paghiamo le tasse, però viene fatto il servizio, giustamente non mi sembra una cosa corretta. Io giustamente concordo con lei nella sua mozione, che giustamente lei ha presentato, di fare questa urgenza per questa situazione dello spazzamento. Grazie. Sì, grazie a lei consigliere Nona. È chiaro che io non mi sento di esonerare il cittadino, perché le carte a terra sicuramente non li butta né il sindaco, né l'assessore, né l'amministrazione, né noi, e il 38% dei tributi locali che ogni anno viene incassato dal comune, a fronte del 100%, quindi quasi il 60, più del 60% dei tributi che non vengono recepiti, chiaramente può essere solo di intralcio e di danno all'amministrazione, e questo sicuramente è un atto compiuto da parte dei cittadini. Quindi io non mi sento, per come condanno un po' tutti la gestione e quant'altro, sicuramente i cittadini non sono esonerati, quindi chi le viene a dire a lei pago le tasse e voglio lo spazzamento, può stare tranquillo consigliere Nona, che carte alla mano, un cittadino, due cittadini su tre di quello che glielo vengano a chiedere non ha pagato il tributo locale. Quindi questo che sia anche chiaro, così noi sappiamo anche, dobbiamo essere un pochettino anche, dobbiamo essere obiettivi, insomma, dobbiamo avere il quadro completo della situazione. Prego consigliere Arezzo, scusi. Presidente, ieri ho saputo
residenti di Vitale. No, consigliere Aresso, io non la sento. Io non lo sento neanche, io non lo sento neanche. Allora è un problema suo, consigliere Aresso. Umberto, ti sentiamo a tratti. Scusate, il consigliere Valenti che ha parlato sempre per il sonno. Il consigliere così, Valenti quando mi sentite? È 52, pronto? Dottor Manfred. Scusi, è 52, 10:52. 10:52. Umberto, io non ti sento, non so gli altri. Posso? Ah, mi sì, sentite? Sì, scusa, certo, ora senti, prego, prego. Dico, mi sentite così? Schiaccio il telefono messo in bocca. Sì, sì, ti sentiamo, certo. Benissimo. Allora, dicevo che il Presidente ha risposto alla mail per quanto... Perfetto, dico, il Presidente ha risposto alla mail per quanto riguarda via Villa Rosata, quella questione che abbiamo portato avanti più volte, che ho dato notizie, per quanto riguarda appunto l'occupazione della scuola. Mi ha fatto piacere leggere le quattro righe del Presidente che diceva appunto che non si può andare più avanti così con queste occupazioni selvagge. Ma il problema è bello rispondere, è bello sapere che qualcuno si sta interessando, però ancora ad oggi, io sono stato ieri sera a casa di queste persone a guardare queste scene, tutti a petto nudo, tutti fuori, dico, sembravamo, non dico nel Bronx, ma ancora peggio, dico, si dovrebbe pressare ancora di più per trovare una soluzione e lo sgombero immediato di queste aule, anche perché visto quello che ha deciso il ministro Azzolina, che si prevede eventualmente un doppio turno, che si può prevedere di fare lezioni da casa, online, un giorno sì, un giorno no, senza considerare tutti i disagi che si possono portare alle persone che hanno bambini piccoli, quindi costringerli a stare dentro casa e per lavorare un giorno sì, un giorno no, anche loro. Dico, togliere questo scempio e ridare praticamente al quartiere la possibilità di utilizzare, di soffrire di questa scuola. Un'altra cosa importante, Presidente, noi ci lamentiamo dei rifiuti. Via Astorino, via Carta, via Florio, dove ci sono ancora i contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, quindi non è partita lo step 3 per quanto riguarda la raccolta, è diventato, ci sono pure delle foto su Facebook che girano, è diventato praticamente centro raccolta di tutti i partiti, non so, diciamo da Astorino in poi l'abbiamo perso, consigliere Aresu, pronto? Ti sentite? L'abbiamo persa circa un minuto fa, di Astorino. Mi sentite? Malissimo, consigliere Aresu. Male, male. Mi sentite? Male, molto, molto male. Allora, mi sentite adesso? Ora sì, l'abbiamo persa di Astorino, le stavo dicendo. Allora, via Astorino ancora ci sono i contenitori, praticamente. No, continuiamo a sentirlo a tratti. Troppa intermittenza, consigliere Aresu. Via Astorino, la sentiamo. Consigliere Aresu, non la sentiamo. I potenti consigliere Aresu, non la sentiamo più. Consigliere Aresu abbandonato. Aspettiamo qualche minuto. Forse sta provando a riconnettersi. Infatti, aspettiamo, anche perché gli è dovuto comunque sia una risposta. Mi sentite adesso? Dico, mi sentite? Ora sì, ora sì. Perfetto. Sì, da Astorino in poi, gentilmente.
Allora, via Storino sono presenti diversi contenitori per la raccolta dei rifiuti. Questa zona di qua, via Storino, via Carta e via Florio, ormai è scambiata da tutta la popolazione che va da viale Strasburgo a scendere, dove si fa tu la raccolta differenziata, quindi con lo step 2, è diventato un centro raccolta e smistamento rifiuti. Presidente, passano 3 volte al giorno a raccogliere l'immondizia, ma regolarmente questi contenitori sono sempre pieni. Va bene, se gentilmente mi può mettere... Si è reso? Un maggio... No, consigliere Resu, non la sentiamo, non la sentiamo. Sì? Sentite? Ci siamo pronto? Fermati a 3 volte al giorno, ma la sentiamo molto, molto male, quindi non credo che sia un problema proprio. Non so che fare adesso, così mi sentite? Sì, sì. Pronto, mi sentite? Sì, prego. Che nella scala mi sono messo, ragazzi. Sì. E allora, dicevo, questa raccolta viene fatta effettuata anche 3 volte al giorno, però è diventata insostenibile, perché appena si svuotano passano di tutta la zona dove si effettua la raccolta differenziata e che non viene attuata. Quindi si dovrebbe prendere un provvedimento, magari con della polizia municipale o dei controlli più accurati, perché arrivano con le macchine, con i lapini, e scaricano all'interno di questi contenitori. Dico, quale persone stanno entrando praticamente in sub? È stata aumentata la postazione da 6 a 10, ma è ancora peggio. Ok, va bene, consigliere Resu, certo, se è un problema di migrazione dei rifiuti, chiaramente dobbiamo prendere un provvedimento e non può che prenderlo solo la Polizia Municipale. Per quanto riguarda la prima comunicazione dell'istituto occupato, la prego di mettere anche a me indirizzo, perché io non so dare le giuste risposte, perché non ho avuto copia di questa richiesta, quindi se mi mette anche a me indirizzo, anche nella stessa, provvedo immediatamente a inviarla ai giusti canali. Quindi sia di questo che dell'altra, per quanto riguarda appunto la via Storino, me la mette per iscritto che interessiamo la Polizia Municipale con un presidio al fine proprio di evitare e contrastare la migrazione. Ha risposto già il presidio. Dottora, consigliere Resu? Posto il presidente inviato da poco. Va bene, però a quanto ho capito la risposta del presidente, a suo dire, o quantomeno per lei, non è stata del tutto soddisfacente, o comunque è stata sicuramente è stata limitata. Quindi se mi inserisce a me, io invece no, chiaramente non le do la giusta risposta, dicendole che ha ragione o quant'altro, ma la invio ai giusti canali, che sicuramente non sono io. Quindi se non è stato soddisfacente come ha detto lei, me le invia a me, che le invierò io alla Polizia Municipale, insomma, a chi di competenza. Questo io, alle forze dell'ordine, per uno sgombro e quant'altro. Quindi comunque io ho risposto invece, non ho risposto. Se lei dice che non è stato soddisfacente, ho detto, vabbè, me le invia a me, cerchiamo una risposta più soddisfacente o comunque quantomeno operativa. Questo era il senso della mia richiesta. Prego, consigliere. Sì. Il presidente ha già consigliere risposto, non la sento che si interessava, quindi eventualmente mi senti così? Malissimo, consigliere Resu. Pronto? Sì. Pronto? Prego, consigliere Resu. Dicevo, se vai in presidenza questa... Mi senti? No, male. Inizia bene, dopo un secondo si perde il intermittenza. Faccio veramente fatica, ma non io, tutti, a quanto ho capito. Mi sentite? Sì. Proviamoci. Senti? Proviamoci, vediamo una continuità. Con un solo provo non riesco a... E allora, proviamoci, dicevo. È arrivato, allora, dicevo, questa mail presidente è stato già, quindi se vai in ufficio di presidenza c'è la mail. Consigliere Resu, me lo sento, se gentilmente la mette per iscritto, perché non riesco a sentire, cioè, nessun, allora. sono,
non mi piace usare il termine perdiamo tempo, però non riusciamo a... avrà un problema di connessione o di audio. No, aspetta, mi sto mettendo nel balcone di nuovo, aspetta un attimo. Mi sentite? Prego, consigliere. Allora, dicevo, in presidenza già questa mail è arrivata, il presidente ha dato risposta, quindi eventualmente se volesse prendere nota di questa mail, la presidenza già è informata. Ok, ora io l'ho detto a lei. Consigliere, mi dispiace, non la riusciamo a sentire più. Andiamo avanti, lo metta per iscritto. Consigliere, non la sentiamo più, consigliere Resu, però la prego, prenda un provvedimento, non... basta così con la comunicazione, veramente, più di 10 minuti, abbiamo sentito veramente molto poco. Lo scriva in chat, me lo mette per iscritto quello che vuole dire, e vediamo. L'unica cosa che ho cercato... Roberto, non la sentiamo, consigliere Resu. Consigliere Rezu, se mi riesce a sentire, l'unica cosa che ho capito è che già in non la sentiamo, consigliere Rezu. Consigliere Rezu, riprovi se c'è una connessione un po' migliore, perché così non lo so veramente. Ma se non parlo... No, sentiamo intermittenza tutti, non la sento solo io intermittenza, quindi evidentemente è un problema di connessione, non è perché lei non sta parlando. Ok, proviamoci di nuovo per la centesima volta. Riproviamo. Mi senti prego, così? Prego. Allora, dico, sono in mezzo alla strada, più di questo non posso fare. Dicevo, slomino, è arrivato, il presidente ha dato risposta, quindi non c'è inutile che io scrivo qualche cosa, già la comunicazione l'abbiamo fatta, aspettiamo se che hanno fatto il verbale dalla polizia municipale per vedere cosa hanno scritto, hanno preso i documenti, che dobbiamo fare di più noi? Noi siamo sempre propositivi, Roberto. Aspetto risposta. Considererei su, va bene. Ora cambia rispetto al primo intervento. Il primo intervento mi era sembrato di capire che la risposta del presidente era solo una risposta di, diciamo, di affermazione a quanto accaduto, ma non era stato preso un provvedimento. Non sapevo ci fosse un verbale dal capo condominio della polizia municipale, quest'ora lo sta dicendo, per questo io l'avevo detto a lei, era più semplice, lei non doveva scrivere niente. Queste risposte che c'ha a mezzo mail, che già ha avuto o non ha avuto, bastava dire inoltre a me, così almeno io capivo meglio la storia, visto che finora non sapevo cosa risponderle perché non era stato messo in indirizzo, quindi non volevo che lei scriveva niente, ci mancherebbe. Già abbiamo fatto tutto il dovuto, era semplicemente per essere più informato dei fatti. Ma ora, rispetto alla prima comunicazione, forse perché non la sentivamo bene, magari l'aveva detto e molte cose sono sfuggite, avevamo capito solo che il presidente aveva dato una risposta dicendo ok, ha ragione, e si limitava lì. Quindi ho detto se dobbiamo andare avanti, andiamoci. Non sapevo che ci fosse stato un seguito. Questo ora lo sta dicendo, o ripeto, ora noi l'abbiamo sentito. Ma dico, poi si vede la comunicazione. Presidente, ma anche lei ho sentito più. Anche lei ho sentito, Presidente. Sì, Roberto, ecco, allora io sarò anche chiaro. Mi senti? Sì, prego. Prego, consigliere adesso. Allora, senti? Mi senti? Allora. Dicevo, io già avevo dato comunicazione che la polizia municipale ha fatto il suo intervento, il suo verbale, giovedì, e l'avevo dato in aula questa notizia, e abbiamo detto che dobbiamo vedere dagli uffici di competenza se c'è una cosa. Ora è zitto, consigliere, se non la sentiamo più. Consigliere, su, non lo so, sta parlando o no? Perché non riusciamo a capirlo più cosa sta succedendo. Eh.
Dottor Manfreni, perdoni, lei riesce a verbalizzare così? Faccio... E quindi voglio capire se il problema è mio. Signori, io non so neanche più come gestirla questa situazione, ve l'ho detto più volte. Credo che tra l'altro ormai, bene o male, si è capito. Cioè, io andrei avanti, considerare quello che dice, perché così, signori, veramente non può più andare, non può più... Io mi dispiace, ma io ho un'altra visione. Prego, consigliere Cannella. Dottor Manfredi, mi perdoni, non volevo interrompere perché già avevamo fatica. Alle 11:08 è uscito il consigliere Nona. Va bene. Che è uno scrutatore che dobbiamo sostituire, ma prima diamo la parola al consigliere Cannella, quindi lo facciamo poi subito. Scusa Roberto, mi senti adesso? Mi sentite adesso? Sì, consigliere Nona. Consigliere Resu. Dico, l'intervento si è sentito oppure no? Sì, a posto, siamo riusciti a trovare una quadra. Sì, perché te l'ho detto, giovedì hanno fatto l'intervento, cioè la polizia municipale ha fatto il sopralluogo e ha fatto il verbale. Dico, se noi riuscissimo a trovare la risposta, quello che hanno... Io non sento niente, sento solo confusione. E allora, Roberto, mi senti? Sì, consigliere. Dico, ho cambiato pure connessione, vediamo. Dicevo, dato che la polizia municipale ha fatto il suo sopralluogo, quantomeno vedere sapere cosa ha scritto nel verbale di constatazione. Dico, è liberare al più presto questo edificio. Non sono più due o tre famiglie, a quanto pare hanno preso tutto il palazzo, che è formato da cinque piani più la palestra, e la situazione non è bellissima, Presidente. Dico, vedere per strada questi bambini, oltre ai bambini che giocano, i genitori a petto nudo che camminano e scorazzano per fuori dal proprio, cioè fuori dalla scuola, quindi per strada, dico, non è un bel vedere. In più le persone che si lamentano. Grazie consigliere Resu, visto che ora mi sente bene, la sentiamo anche noi, io le ho chiesto gentilmente... Visto che per ora, oramai da tempo, e per ancora un po' di tempo, farò le veci del Presidente, posso essere messo in copia da ora in poi o comunque le mail che lei già ha ricevuto, anche di semplice risposta dal Presidente, semplicemente inoltre solo a me, non a tutti gli altri, per io avere più un quadro completo ed eventualmente sollecitare, integrare, portare avanti... E chiedere lo stato di avanzamento. Scusa, io non ho ricevuto nulla, io ho letto soltanto la risposta del Presidente data all'amministratore. A me, io non mi sono fatto mettere come. Ok. Ora la sentiamo meglio, abbiamo capito anche il quadro completo. Infatti, ho detto in presidenza è arrivato il Presidente. Quindi per questo dico, facciamolo tramite consiglio tutto sì, questo. Sì, ok. Ora io, consigliere Resu, io la invito a rivedersi gli ultimi 20 minuti di questa conversazione. Sì, c'erano problemi di connessione. Non l'abbiamo né sentita né capita né niente. Ora cambia, diciamo, è cambiato il quadro, quindi mi sentirò appena finisco, lo faccio ogni giorno chiaramente, con il Presidente e chiederò, sicuramente già ho preso nota, e chiederò... L'altro era il problema della raccolta notizie. L'altro punto era posto. Quella se mi ha sentito sulla richiesta da fare a me, io la inoltro a Polizia Municipale come richiesta per avere un presidio, appunto al fine di contrastare, quello l'abbiamo capito. Questo ha un'altra strada, chiederò alla Presidenza. Ora sì che ha senso la richiesta alla Presidenza, ma le ripeto, non la sentivamo, quindi non la riusciamo a capire, sentiamo cose, frasi ogni tanto, quindi neanche il dottor Manfredi ha fatto una giusta verbalizzazione. Ho detto proprio questo, ho detto inutile che l'ha mandata a me come consigliere. Va bene, ok. Alla Presidenza quanto ora siamo chiaro. Ora è molto più chiaro. Perfetto, grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Resu. Allora, dottor Manfredi, alle 11, mi perdoni, nel frattempo, alle 11, tre minuti fa, alle 11:12 è uscito il consigliere Valenti. Abbiamo sempre non da sostituire come scrutatore, ma lo facciamo tra un poco
Consigliere Cannella, prego. Sì, Presidente, sarò molto breve. Visto anche l'ultima comunicazione fatta... 11-12 è uscito Valenti. Sì. Ok. Vista anche, dicevo, l'ultima comunicazione fatta da parte del consigliere Resu sulla differenziata e sull'immondizia e quindi il problema, su questo problema, data anche la mia ultima mozione che abbiamo votato e che è stata approvata da questo consiglio, che parlava proprio di questo e oltretutto poneva il problema della differenziata nel quartiere San Lorenzo, che appunto è spaccato in due, io volevo chiederle se a questo punto era possibile fare un incontro con l'organo competente, il RAP, quindi poi adesso con il presidente, il dirigente, poi vedremo, e se per fare questo c'è basta la mia mozione oppure vuole fatto una richiesta scritta proprio su questo argomento, anche se la mia mozione trattava anche questo argomento, perché è evidente che adesso il problema non è più quello di controllare oltre, diciamo, che questo, quindi anche di chiamare la polizia municipale e venire lì per fare i controlli, ma adesso il problema è sempre più evidente che dobbiamo avviarci verso la differenziata già normalmente, ancora di più in un quartiere che è spaccato a metà e che quindi è di difficile attuazione. Grazie consigliere Cannella. Consigliere Cannella, me li metta, me la chieda una richiesta di conferenza di servizio. Io credo che sia necessario, basti solo il dirigente del preposto, quindi in questo caso la dottoressa Calì, non c'è bisogno di avere il presidente, anche perché su questo tema, che era differente rispetto all'ultima conferenza che abbiamo avuto, dove era presidente, dovevamo chiesto espressamente il presidente o il direttore, qua basti la dottoressa Cari, che è il dirigente preposto, anche perché la sua mozione è già un punto esaurito, seppur in fase di delibera, comunque è una delibera, comunque è sempre un punto esaurito, quindi è meglio inserire una richiesta di conferenza di conferenza di servizio con gli interessati in modo da invitarla in aula. Grazie consigliere Cannella. Dottor Manfrè, alle 11:18 esce anche il consigliere Pernice, quindi ora. Allora, messo in uscita il consigliere Pernice, lo sostituiamo con il consigliere, sostituiamo gli scrutatori usciti, quindi il consigliere Nona e il consigliere Pernice con i consiglieri Cannella e Tumbarello. Votazione gentilmente per appello nominale per avere anche una quadra. Non è Pernice con Tumbarello, eh? È Cannella. Cannella. Okay. Aresu favorevole. Cannella favorevole. Muli favorevole. Maraventano assente. Nona assente. Non è uscito, assente, si è sostituito. Pernice, assente. Assente. Ino. Favorevole. Cusinno. Favorevole. Umbarello. Favorevole. Valenti. Assente. Sì, sì, è un sostituito Valenti. Quindi per appello nominale 6 presenti, approvato all'unanimità. Perfetto, passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno. Non ho avuto ancora il tempo di vedere la restante parte della conferenza di ieri, lo faccio ogni giorno, ma ancora oggi non ho avuto il tempo.
Quindi considerato un barello, voglio capire la mozione numero 3, realizzazione marciapiedi via Lilibeo Civici Pari, è stata approvata? Sì, allora abbiamo approvato sia la mozione numero 3 che la mozione numero 4. Perfetto. Ok. Grazie, sì. No, li devo depennare perché dal file, perché poi è quello che... Quindi procediamo con la mozione numero 5, sempre a firma del consigliere Susinno, realizzazione. Consigliere Susinno, ha una richiesta specifica visto che ha scritto prelievo. Sì, grazie. Un attimo, sì. Stavo cercando l'ordine del giorno. Volevo fare dei prelievi di mozione. Mi dica qual è, io lo dico io. Aspetti. Aspetti. Sì, questo delle... Sì, sempre quello delle colonnine elettriche, in maniera tale da via lasciare del un Fanta o via del Fanta tutte, o via tutte, aspetta. Ok, allora la numero 5 tutte. È via del Fanta. No, ce ne dovrebbe essere un'altra, aspetti. Sto Piazza guardando. Le Francia, numero 6. Va bene, anche Piazza Le Francia, sì. No, vabbè, possiamo procedere anche. C'è anche via Praga e via Ausonia. Sì, sì, ecco, infatti stavo dando i numeri. I numeri io... No, vabbè, sono abituato a dare i numeri. Sì, lo sappiamo. Sono abituato a dare i numeri. Un attimo. Ne siamo al corrente, grazie. Sì. E questo non l'ho trovato. Dimmi. Robby, non ho potuto... Eccolo, e allora vediamo se vedi. No, nemmeno questo. Revoca autorizzazione, convocazione, eccolo qua. Dottore Manfredi, mi sente? Sì. Ah, ecco, ecco, un attimo che le do. Se volete, ve la metto io in l'ordine del giorno, ve lo metto io in. Sì, sì. Allora. Marciapiedi va bene, l'avete respinta, e dunque tre colonnine elettriche presso il centro commerciale non e o come aveva detto il consigliere, credo Pernice ieri. Allora la numero 5, dottore Manfre, per favore. Sì, dottor Manfredi, allora era al telefono con gli uffici per questo col signor Montalbano, altrimenti non avrei mai... ho sentito comunque che vuole prelevare il consigliere Susinno la mozione numero 5, la possiamo porre in votazione il prelievo. I presenti siamo rimasti gli stessi, dottor Manfredi, quindi io procederei direttamente all'approvazione al netto di consigli astenuti o contrari, se siete d'accordo. Quindi mozione numero 5, si mette il prelievo. Vengo. La vedete? Sì, prego consigliere Susinno, ne ha facoltà. Allora, relativamente alla mozione, tenuto conto quanto avevo già espresso ieri riguardo, diciamo, la realizzazione di colonnine per incentivare e stimolare, diciamo, la mobilità sostenibile, da questo punto di vista, tenuto conto anche che l'amministrazione comunale è orientata con grandissima insistenza proprio nel stimolare l'utilizzo di auto elettriche, allora propongo l'approvazione della mozione per la realizzazione di tre colonnine elettriche in via del Fante nella zona, diciamo, vicino alla via Caserrocca, in sostanza di fronte al Prato, o se ritenuto più opportuno su via del Fante da parte dell'amministrazione comunale. Quindi chiedo al Consiglio l'approvazione di questa mozione. Grazie. Grazie consigliere Susinno. Ci sono interventi?
Nessun intervento. Quindi pongo in votazione per appello nominale la mozione così come esposta dal consigliere Susino. Come? Apposto. Roberto, ho sentito. Scusa. No, in votazione, a posto, non c'è nessun intervento. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. Di Muli. Favorevole. Maraventano assente, Nona assente, Pernice assente, Sino. Favorevole. Susino. Favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti assente. Il consiglio è approvato all'unanimità. Con sei presenti, approvato all'unanimità. Mozione a firma del consigliere, sempre il consigliere Susino, mozione numero 6, realizzazione di numero 3 colonnine elettriche in piazzale Francia, sempre per la stessa, per lo stesso uso. Sì. Dottor Manfreggia ha provveduto a condividerla, prego consigliere Susino, ne ha facoltà. Quindi abbiamo votato il prelievo già? Grazie. Sì, si è approvato il prelievo perché siamo gli stessi presenti. Posso? Sì, certo. Posso, presidente Limuli? Ah, grazie. Sì, anche questa naturalmente per incentivare, per coprire quello che è la raggiolazione del territorio della sesta circoscrizione, ma ce ne saranno ben altre, insomma, da valutare con l'amministrazione comunale. Questa riguarda il piazzale Francia, mai come adesso, diciamo, è opportuna la realizzazione di tre colonnine, ma almeno tre colonnine, tre sono anche poche, sul piazzale Francia dove stanno facendo dei lavori. E meglio di adesso possono essere considerate nella zona, diciamo, antistante la realizzazione delle tre colonne elettriche. Quindi ancora chiedo al Consiglio l'approvazione della mozione numero 6. Grazie. Ci interviene la consigliera Tumbarello. Prego, consigliera Tumbarello. Sì, vorrei fare un appunto, non esiste Piazzale Francia, esiste Piazzale Gaspare Ambrosini, quindi credo che vada emendata la mozione, che comunque così non sia valida, perché non esiste sullo stradario cittadino Piazzale Francia, ha un nome che è Piazzale Gaspare Ambrosini, quindi non credo che ci sia un errore sostanziale. Un attimo che lo guardo, Piazzale Francia. Prego il consigliere Cannella, vuole fare intervento? Sì, presidente, brevissimamente, visto che ci sono attualmente i lavori e che ad oggi il piazzale Francia, nonché appunto Gaspare Ambrosini, è un cantiere all'aperto, io non so quanto sia possibile in questo momento realizzare tre colonnine, quindi valuterei anche questa cosa. E ho finito. Io diciamo la penso, cioè il mio è un, diciamo, un mix fra l'intervento della consigliera Tumbarello e quello del consigliere Cannella. Dico al netto che la strada non esiste, quindi piuttosto che emendare, comunque sappiamo che in modalità informatica non è possibile, ma fortunatamente siamo prossimi al consiglio, quindi basta modificarla, ma rinvia in giornata e la possiamo inserire nel mese di giugno con la giusta toponomastica. Comunque sia, non sarei proprio d'accordo nel votarla ora, perché l'assetto di quella zona, appunto via Gaspare Ambrosini, via Le Francia, via Montiblei, è destinata ancora a modificarsi, e presto da parte della SIS verrà realizzata come opere di compensazione anche un'area verde, un'area pedonale, un'area giochi. Quindi vorrei capire, cioè io aspetterei, visto che comunque oggi non sarebbe utilizzabile, appunto perché sarebbe inagibile, comunque sarebbe non raggiungibile,
aspetterei un tantino la fine dei lavori, tanto oramai pensiamo siano prossimi, sappiamo siano prossimi, per trovare meglio, meglio l'ubicazione di queste colonnine. Chiaramente è un mio suggerimento, poi lascio la scelta al consigliere Susinno, al netto del fatto che è invotabile perché il toponomo non esiste, questo toponomo. Consigliere Susinno. Sì, va bene, la possiamo riproporre con il no, anche perché la Francia sostanzialmente rimane, però effettivamente bisogna dare diciamo l'esatto nome. Però non sono d'accordo sul fatto che un cantiere è un cantiere molto limitato rispetto al collegamento con Via Ugolamalfa. Lì dentro la zona è già tutta completa, forse qualcuno magari non lo ha guardato bene con attenzione, anzi. Volevo ricordare, magari a beneficio di coloro di quali l'avessero dimenticato, che anche su quella zona prende forma fondamentalmente l'impianto di distribuzione di metano, torrosione, non ce lo dimentichiamo. Quindi questa è una questione, diciamo, che va vista anche, anche da toccare con le canne, per il gas, diciamo, fa un cattivo odore. Io credo che i residenti ne abbiano bisogno, appunto, per contestare tutto quanto. Comunque va benissimo, allora la ritiriamo, almeno la ritiro prendendo spunto appunto quanto detto dalla consigliera Tumbarello rispetto al nome, quindi alla toponomastica del Francia, corretto prossimo ordine del giorno, se siete d'accordo. Allora, in realtà l'abbiamo sentita poco, ma abbiamo capito comunque che è sua intenzione è ritirarla e ripresentarla nel successivo ordine del giorno di domani, quindi la prego di farlo, come detto, entro mezzanotte di stasera, in modo da poterla inserire, tanto si deve modificare solo l'oggetto, quindi dobbiamo ritirarla necessariamente, consigliere Susinno, perché l'oggetto è quello protocollato, è già inserito e non è modificabile secondo con emendamento. Sì. Perché se fosse stato nel contenuto, gli avremmo fatto cambiare solo il contenuto della mozione, comunque il file. Va bene. Non so se avete sentito, non so, scusi se lo interrompo, sì. Visto che ha sentito non molto bene, sì. La questione è, diciamo, legata al fatto che il piazzale Francia fondamentalmente diciamo è completo, i lavori questo l'avete sentito, ma avete sentito anche di un impianto di gas metano, insomma, che prende forma fondamentalmente, no? Questo sì, l'avete sentito anche. Sì, questo crea secondo me non pochi problemi, perché un impianto di gas metano sicuramente non è, non la sentiamo più, consigliere. Io non sento quello che dice il consigliere Susinno. Sì, consigliere Susinno, non la sentiamo più, ma comunque sappiamo a cosa si riferisce. Tra l'altro, in questa consigliatura proprio, in questo in atto, abbiamo bocciato il parere, abbiamo manifestato con atto scritto il nostro dissenso al distributore di metano, quindi sappiamo benissimo di cosa parliamo. Mozione numero 10. Scusi, vicepresidente, mi permetto di aggiungere che non è in fase di realizzazione, è già ultimato da più di un anno, chiuso e non assegnato perché di proprietà dell'amministrazione comunale, che non ha trovato nessuna partecipata disposta a prenderselo in carico, quindi di fatto al momento è inutilizzato e pronto da più di un anno, consigliere Susinno, non è in lavorazione, è già ultimato. No, in lavorazione nel senso come assegnazione, no, per carità, io abito là dietro, quindi l'ho pure visto costruire, non è questo il problema, vediamo bene. Nel senso che ancora, io ho detto, ci saranno grandi problemi, secondo me più che altro legate a un'area che non sarà certamente gradevole quando sarà appaltato, diciamo, prende forma nel senso che prima o poi partirà, ecco, in questo senso. Grazie consigliere Susin, le faccio sempre complimenti per le attitudini da saponetta che ha, perché ci scivola dalle mani lei, consigliere, non sappiamo mai come afferrarla, quindi si riesce subito a destreggiare. Allora, ordine del giorno, sempre allora la numero 10 a firma del consigliere Susin, non mi era sembrato di capire che voleva mettere in votazione, che è la stessa mozione di Praga.
via Ausonia e viale Strasburgo. Mozione numero 10. Sì, anche questa naturalmente. Scusi, mi perdoni, consigliere Susinno. Dottor Manfre, approvato all'unanimità il prelievo, siamo sempre gli stessi, non è cambiato l'assetto. Possiamo andare avanti. Sì, allora, anche questa orientata verso mobilità sostenibile, fondamentalmente tenuto conto che lì c'è un transito, diciamo, importante di linee autobus e in proiezione anche futura per quello che sarà sia la mobilità sostenibile di corsie ciclabili, come aveva proposto in una mozione giustamente il consigliere Resu, è convalidata, diciamo, dall'amministrazione comunale, dall'assessore comunale sullo sviluppo, sia sull'aspetto del tram. Quindi questo sicuramente, quando ne prenderà a carico, diciamo, l'amministrazione comunale, certamente sarà un sito importante dove poter approfittare anche per coloro i quali che mi auguro faranno shopping prima possibile nella zona di Strasburgo, può dare anche uno slancio, uno spunto per il commercio del viale Strasburgo. Quindi chiedo ancora una volta al Consiglio l'approvazione di questa mozione. Sì, dottor Manfra, le chiedo gentilmente se può, perché tutte e tre le mozioni, chiaramente, essendo lo stesso contenuto, abbiamo letto sempre le stesse cose, quindi vorrei vedere un attimo l'atto conclusivo della mozione, ma così, ma una mia curiosità, e se non mi sbaglio già là è presente tra una postazione di bike sharing, può essere, o di car sharing, così lo vedete? Solo il considerato, io non ho capito bene in quale esattamente dovrebbe essere posizionato. Non, ok, va bene così, dottor Manfra. In via Praga. Sì, ma che altezza di via Praga? Dove c'è la villetta? O comunque dove si ritiene, diciamo, dal punto di vista proprio del collegamento, perché chiaramente è necessario che ci sia una cabina di distribuzione nelle immediate vicinanze, o comunque dove. Quindi naturalmente verrà demandato all'amministrazione comunale l'esatta collocazione. Allora, in realtà, consigliere Tumbarello, la mozione lo specifica, anche se non era necessario, perché la via Praga è solo quella, e quindi il consigliere Solino tra l'altro ha specificato tra via Ausonia e Valle Strasburgo, ma la via Praga è il tratto, è solo quello, perché poi diventa via Belgio, quindi certo, bastava solo via Praga, quindi c'è un pochettino confuso forse il fatto di dire tra via Praga, tra via Ausonia e Valle Strasburgo, ma via Praga è solo quello, insomma, a meno che non si parli di diciamo di dove c'è dove c'è il provveditorato, quindi esatto, via Praga non è solo quel tratto, e quindi per questo chiedevo, perché non essendo specificato via Praga si infila anche nella stradina dove c'era no, allora ho sbagliato io, ha fatto bene il consigliere Sulino, perché dice tra via Ausonia e via Strasburgo, quindi è quello il tratto. Meglio diciamo, se dove c'è la villetta. Meglio, io adesso non lo ricordo, e forse ricorda bene il consigliere, il presidente Limuli, dovrebbe esserci lì una postazione car sharing, quindi meglio appunto se ce ne fosse una appunto per collocare la postazione di bike sharing è quasi al semaforo. Sì, infatti, sinistra, infatti. Nella corsia laterale sinistra, non in quella destra. Sì. Quindi meglio appunto dedicare una zona, diciamo, sia per car sharing che per ricarica di auto elettriche. Io credo che questo consiglio, appunto, da questo punto di vista è orientato proprio, e anche l'amministrazione comunale, dico per carità, proprio ad offrire sia postazioni car sharing che se venisse approvata questa mozione, anche per la realizzazione di tre colonnine elettriche. Quindi chiedo al Consiglio, appunto, sì, l'eventuale approvazione. Sì, va bene, assolutamente sì, là c'è una postazione, tra l'altro, quindi sicuramente l'obiettivo nostro è quello di garantire la mobilità sostenibile, e quindi in tal senso non possiamo che approvarla. Tra l'altro là c'è uno dei tre punti cittadini del controllo dei gatti di scarico e dell'inquinamento, quindi avrebbe sì, ancora più senso, perché
l'amministrazione sarà sicuramente più incentivata, visto i dati che raccoglie, che non sono chiaramente dati positivi. Pongo in votazione, così come espressa, la mozione a firma del consigliere Susinno. Per appello nominale. Mozione numero 10. Mozione numero 10. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. I Muli. Favorevole. Moreventano assente. Nona assente. Pernice assente. Sino. Favorevole. Susinno. Favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Assente, assente. Assente. Presenti 6, approvata all'unanimità. Perfetto, visto quanto concordato dai capigruppo e anche con gli uffici, perché ora c'è un lavoro che non finisce sicuramente con la seduta, il Presidente, votando gli giusti atti, chiude la seduta. Alle ore 11.30. Arrivederci a tutti. Buona giornata a tutti. Buona giornata, domani. Buongiorno, arrivederci. Ciao a tutti. Dottor Manfredi.